rispetto al partito, anche Un'assemblea perché. popolare molto partecipata, quella che si è svolta nella Sala del Cinema Sant'Andrea a Pescara, organizzata per favorire il contributo dell'Abruzzo al dibattito nazionale sulla fase congressuale e per ritrovare le ragioni dell'essere democratici. A fare gli onori di casa l'onorevole Luciano D'Alfonso, presenti tra gli altri Deborah Serracchiani, capogruppo PD alla Camera dei Deputati, e il sindaco di Firenze Dario Nardella. Li ascoltiamo. Serracchiani, il PD è un partito che deve cambiare passo oppure deve proprio cambiare pelle? Beh, diciamo che il lavoro che stiamo facendo con questo congresso va nella direzione giusta, nel senso che tanto è cambiato tutto intorno a noi, deve cambiare anche il Partito Democratico, lo facciamo sui contenuti. Oggi ad esempio questa a Pescara è un'iniziativa importante, anche perché tornare nei territori significa anche ritrovare una parte della nostra identità e cercarne una nuova. Non a caso c'è un coinvolgimento di figure importanti del PD, penso ovviamente al sindaco Nardella, all'onorevole Luciano D'Alfonso che ha organizzato tutto questo, e l'idea è quella di tirare fuori quelle che sono le idee del Partito Democratico senza più scorciatoie. I più critici dicono che magari il PD si sia spostato troppo al centro, è vero? Ma allora il punto è che si chiede al Partito Democratico di spostarsi sempre da qualche parte. Noi stiamo lavorando perché il Partito Democratico forte costringa gli altri a spostarsi. Allora mi dice qualcosa di sinistra, parafrasando un film famoso? Aumentiamo i salari e gli stipendi, perché oggi chi arrivava alla fine del mese con fatica non arriva a metà mese. Sindaco Nardella, avere 4 candidati alla corsa della segreteria, che segnale è all'esterno? Ma io lo trovo normale, perché se fossero stati solo 2 ci avrebbero criticato perché erano solo 2. Ora che sono 4 dicono che sono troppi. È chiaro che lo sport nazionale è attaccare il PD, no? Ci prendono in giro, però quale altro partito in Italia o movimento in Italia riesce a mobilitare così tante centinaia di migliaia di persone alle primarie? Quale altro partito si chiama democratico e in effetti al suo interno mette a confronto persone, idee? Certo, questo è più faticoso, è più facile avere uno che comanda e gli altri che abbassano la testa e rispondono. D'Alfonso infine si sofferma sulle nuove sfide del partito in Abruzzo. Ma intanto dobbiamo rendere facile la vita delle imprese, dobbiamo fare in modo che la domanda di salute trovi un'adeguatezza di risposta, per esempio anche coniugando a quello che mettono in campo i medici la ricerca scientifica, l'innovazione scientifica. Il bando della ricerca finalizzata è andato come un buco, cioè non ha trovato la regione pronta a reperire quelle risorse nonostante le domande dei ricercatori. Così come sulle infrastrutture dobbiamo essere capaci di portare a compimento il grande lavoro fatto negli anni passati. Nella corsa alla segreteria, il PD abruzzese quale candidato appoggia, sostiene di più? Io personalmente sostengo Bonaccini, ma mi aspetto un partito capace di raccogliere il contributo di tutti, dal contributo di Cuperlo, che è intelligentissimo e di cui c'è necessità, a quello della Schlein. Ecco, io penso che queste siano 3 figure capaci di aiutare il cammino ambizioso del PD rispetto all'Italia e all'Europa.